Questa tavolata viene fatta offerta dalle persone, ognuno porta le... Porta una cosa, sì. E voi materiali... Voi raccogliamo e facciamo tutto quello che c'è in tavola. E poi alla fine cosa fate? Cosa si fa alla fine? Ora si mangia. Cioè prima viene benedetta... La pasta fuori, poi qua si benedice, si mangia tutto, le persone vengono e mangiano. Da quanto tempo è che fate questa tavolata? La facciamo da tanto. Sì. Mettiamo un 5-6 anni? No, 20 anni, E voi come vi chiamate? Allora, tutta cavoli Giuseppa. E chi era tutta? C'è pure Claudia. E Claudia. E di Monica. Di Monica. Okay. Bravissimo, complimenti. Grazie. E speriamo che queste traduzioni i giovani la mantengono. Sì. Buona giornata. Grazie, grazie. Comunque venite a assaggiare. Sì, sì. Quasi, vi dovete servire da soli, perché sennò non trovate... È un buffet. Si entra, si esce. Sì, chi arriva mangia, chi allora no, cominciamo subito. E questa... Se volete mangiare, vero? Questo è... Quelli che sono un po' timidi rimangono... Noi la timidezza la lasciamo... Soli, questa no. È la famosa tavolata di San Giuseppe, come è chiamata a Campo Felice? Giuseppe Poveretto. Ma io vorrei ma chi dura il giugno? Che dura da settembre? San Giuseppe Lurrico. E differenza per chi, architetto? Perché quello pubblico 19 marzo è dedicato ai poveri. Infatti c'era in quello di agosto che era è dedicato ai ricchi. Quello invece si ostenta. E infatti c'è qua a tavolata proprio per i poveri, fatta da tutti i campofelicesi. Che tutto quello che viene, tutto questo ben di Dio, li fanno tutti i paesani. Questo è offerto da tutti i campofelicesi. Quindi ogni persona, ogni famiglia prepara un piatto. Adesso la tavolata è cumulativa. Una volta erano le singole famiglie che provvedevano a fare la tavolata per devozione. Talvolta anche per delega di parenti emigrati che erano rimasti devoti a San Giuseppe. E poi un'altra cosa, qua si usa che c'era il famoso o picciottetto si vestiva il bombino. C'era. Oggi ci saranno pure i virginelli. Ma saranno sempre. Hanno sempre una presenza simbolica, perché una volta i virginetti erano sempre figli di famiglie povere. Ecco, San Giuseppe qua c'è la presenza, è il 19 marzo, penso San Giuseppe buongiorno. Quindi oggi abbiamo l'onore anche del professor Barrese, sai a Barrese, sai a Barrese. Qua, perché in pomeriggio c'è? Perché quest'anno intanto decorrono i 200 anni da quando la statua di San Giuseppe è stata scolpita, la chiesa è stata dedicata a San Giuseppe, proclamato patrono di Campo Felice. E allora ci vediamo di pomeriggio alle ore? Alle ore 16 in chiesa. E per la tavolata più tardi dopo la notte. Ci sarà in chiesa alle 16 una conferenza dal titolo Lo studio storico artistico di San Giuseppe. Grazie, ci vediamo più tardi. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano che ci doni un segno della tua bontà, l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani, che ti presentiamo nel ricordo di San Giuseppe, e concedi a tutti i tuoi figli, che abitano in ogni parte della terra, il cibo necessario per il nutrimento del corpo, e la tua parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci protegga, faccia risplendere su di noi il tuo volto e ci conceda la pace, e la benedizione potente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, scenda su questi pani e su quanti se ne ciberanno e vi rimanga sempre. Amen. Gesù Giuseppe e Maria. Gesù Giuseppe e Maria. Gesù Giuseppe e Maria, fatto San Giuseppe che tutti noi a Dio, il Signore sia con noi, benedico a Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nel nome del Signore.
Signore andate in pace. Chiamate voi? Tu? Che fai? Che fai? E lei? Lei? Adele? Come ti chiami? Come ti chiami? Non ci sei. Ah, Rita. E fate Maria, Gesù e Giuseppe, no? O Giuseppe, Gesù e Maria. Bravi, ciao, ciao. Thank you.
che ci protegga, faccia risplendere su di noi il suo volto e ci conceda la pace. Dio onnipotente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, scenda su questi doni e su quanti se ne riceveranno e vi rimanga sempre. Amen. Amen. Viva San Giuseppe! E viva San Giuseppe! E sia lavorato anche per la mensa, per preparare tutto, a tutti quelli che hanno collaborato. Buon appetito! Buon appetito! Si può mangiare? Sì! Attenzione, eh? Attenta, Rita!